Massimiliano Riva di Interlem. Dunque, qual è il suo lavoro, di che cosa si occupa e come mai è venuto in contatto con Nativo e quindi con la Flu? Noi siamo una società tecnologica che si occupa di innovazione e abbiamo una linea di business specializzata nell'ambito dell'e-commerce. Proponiamo la possibilità a chi ha prodotti tipicamente del Made in Italy e che vuole, diciamo, attivare un canale di vendita online, la possibilità di attivarlo a costi fissi certi, realizzando di fatto un modello di business basato sui volumi di vendita che insieme ai nostri partner, congiuntamente, quindi in termini di collaborazione, riusciamo ad ottenere. Noi offriamo la possibilità a chi ha prodotti, come ad esempio nativo.com, di poter attivare un portale dove noi offriamo tutti i servizi abilitanti alla vendita e alla gestione successiva della consegna del bene e ovviamente anche del pagamento che avviene in modalità online e in modo sicuro. Quindi anche gli aspetti della logistica? Assolutamente sì, ci occupiamo anche di quello. Lo facciamo perché abbiamo tutta una serie di accordi con degli operatori di logistica, operatori che lavorano per il settore del mobile, quindi hanno la capacità di consegnare complementi d'arredi anche mobili. Noi abbiamo anche un'iniziativa nell'ambito dei salotti, per esempio, al piano in modalità guanti bianchi. Quindi, oltre a questo, in questo momento abbiamo attivato uno store online per la vendita di abbigliamento casual e uno store per la vendita di gioielli realizzati da produttori italiani personalizzabili. Quindi è un'iniziativa che si pone come obiettivo quello di aiutare le piccole e medie imprese che hanno un know-how importante in termini di prodotto e di innovazione, li abilitiamo ad accedere ad un mercato di riferimento che può andare al di là dei confini italiani. Anzi, l'obiettivo è proprio quello di raggiungere mercati non ancora raggiunti con i canali tradizionali, i canali fisici di vendita. E voi avete il contatto con tutti gli utenti, come stanno reagendo a questa iniziativa, che è un po' la prima iniziativa in Italia? Beh, allora, diciamo che il commercio elettronico in Italia sta comunque avendo degli ottimi tassi di crescita. È ancora, diciamo, meno maturo rispetto ad altri paesi europei piuttosto che gli Stati Uniti o paesi anglosassoni, però siamo molto contenti perché vediamo che c'è una ottima rispondenza in questo momento. È chiaro che nel commercio elettronico bisogna avere comunque pazienza perché non avviene tutto dall'oggi al domani, così come non avviene tutto in generale dall'oggi al domani nel business, e bisogna puntare molto su l'integrazione, la sinergia tra produttore, in questo caso Flu con Nativo, chi è, diciamo, il provider che abilita la vendita online, in questo caso Interlem Digital Business, e chi si occupa di marketing e comunicazione digitale, che è un altro degli aspetti fondamentali per poter avere un'iniziativa di successo.